Timirandasya Yananjana Shalakaya Chakshuram Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahayam Dadati Svapadantikam Narayanam namaskritya naram chaivo narottamam sarasvatim vyasam tato jayam mudirayat shrinvatam svakata krishna punashravana kirtanam ridyanta stoya badrahani vidunuti suritsatam nasta prayesu badresu Nitan Bhagavata Sebhaya Bhagavati Uttamas Luke Bhaktir Bhavati Naishtike Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, canto sesto, capitolo tredicesimo, il re Indra afflitto dalle conseguenze del suo peccato. Poiché c'è un riassunto iniziale, la lettura del verso per poter economizzare sul tempo, e mi scuso per questo perché dovrò poi andare a un appuntamento a Roma, leggerò il capitolo, il riassunto, il primo verso e possibilmente anche il secondo, il terzo, li leggerò io velocissimamente. Capitolo tredicesimo. Questo capitolo tratta della paura che Indra provò al pensiero di avere ucciso un Brahmana, Vritrasura, e descrive anche il modo in cui egli fuggì e fu salvato per la grazia di Sri Vishnu. Quando tutti gli esseri celesti avevano chiesto a Indra di uccidere Vritrasura, egli rifiutò perché Vritrasura era un Brahmana.
Gli esseri celesti, tuttavia, lo incoraggiarono dicendogli di non avere paura di ucciderlo. E ricordando a Indra la protezione di cui godeva, il Narayana Kavacha, ossia Dio, la persona suprema stessa, Narayana. Anche un semplice accenno al canto del nome di Narayana può liberare dalle conseguenze dell'uccisione di una donna, di una mucca o di un brahmana. Gli esseri celesti diedero a Indra il consiglio di compiere un sacrificio Ashwamedha per soddisfare Narayana, perché chi compie tali sacrifici non è più implicato in reazioni colpevoli, anche se avesse ucciso gli esseri dell'intero universo. Seguendo le istruzioni degli esseri celesti, il re Indra combatté contro Vritrasura, ma dopo l'uccisione di quest'ultimo, risultò che tutti erano soddisfatti, ad eccezione di Indra, che conosceva la posizione del demone. Tale è la natura di un grande personaggio. Anche quando acquisisce qualche opulenza, prova sempre vergogna e rimorso se ha fatto questa acquisizione in modo illegale. Indra poteva capire che certamente si era imbischiato in reazioni colpevoli per l'uccisione di un brahmana. In realtà poté percepire la reazione colpevole personificata che lo inseguiva, e così egli fuggì qua e là in preda al panico, pensando al modo di sbarazzarsi di questa colpa. Giunse a Manasa Sarovara e là, sotto la protezione della dea della fortuna, meditò per 1000 anni. Durante questo tempo fu Nahusa a regnare sui pianeti celesti come rappresentante di Indra. Sfortunatamente questi fu attratto dalla bellezza della moglie di Indra, Sachidevi, e a causa del suo desiderio peccaminoso dovette accettare il corpo di un serpente nella vita successiva. In seguito Indra compì un grande sacrificio con l'aiuto di brahmana elevati e grandi santi. In questo modo si liberò dalla reazione colpevole di aver ucciso un brahmana. Per cui leggerò io i tre versi fino a quello che ha una spiegazione. Shishuka uvaccha vritrehate trayoloka vinashakrena burida sapalahya bhavan sadyo vichvara nirvitendriya. Shri Sukadeva Goswami disse: O re Parikshit, che sei così incline a fare doni caritatevoli, quando Vritrasura fu ucciso, tutte le divinità responsabili e ogni altra persona sui tre sistemi planetari furono subito soddisfatti e liberi dalla paura, ognuno eccetto Indra. Devarshi Pitributani Daitya Devanugasvayam Pratijagmo Svadishnani Brahmesendradayastatah. In seguito, gli esseri celesti, le grandi e sante personalità, gli abitanti di Pitriloka e Bhutaloka, i demoni, i seguaci degli esseri celesti, e inoltre Brahma, Shiva e i Deva subordinati a Indra, tornarono alle loro rispettive dimore. Prima di partire, però, nessuno di loro rivolse la parola a Indra. Spiegazione da Srila Prabhupada. A questo proposito, Srila Bishvanatha Chakravarti Thakur commenta: Brahmesendradaya iti Indrasya svadishnya gamanam nopapadyate vritravadakshana eva brahma hatyopadrava prapte. Tasmattata iti anena manasa sarovarad agatya pravartitad asvamedat parata iti vyakyeyam. Brahma e Shiva e gli altri esseri celesti tornarono alle loro rispettive dimore, ma non Indra, il quale era tormentato al pensiero di aver ucciso Vritrasura, che era in realtà un brahmana. Dopo l'uccisione di Vritrasura, Indra giunse al lago Manasa Sarovara
per liberarsi dalle conseguenze di questa azione. Dopo aver lasciato il lago, compì una Ashwamedha Yagya e poi tornò alla sua dimora. Mukam karoti vachalam pangurlangayate girim yatkripata mahavande shri gurum dinatadhinam paramananda madhavam shri chaitanya mishwaram. Intanto probabilmente ti salutano, ci sono più di 20 devoti Hare online. Krishna. Stefania, Jiva Pavana, Kevala Bhatti, Salvatore, Goda Parparuna, Prabhu, Valera, insomma tanti, Grazie. Matteo. Hare Krishna. Jai Prabhupada. La storia appunto di Vritrasura e Indra è molto significativa e anche molto particolare. Come abbiamo già menzionato ieri, c'è un demone che è un grande devoto ed è praticamente l'insegnante spirituale, il maestro spirituale di Indra, il suo Shiksha Guru, e che però poi tenta di uccidere Indra perché questa è la sua funzione, la parte che gli è stata assegnata. Nello svolgersi del desiderio di Krishna e perché di un intreccio di maledizioni, eccetera, eccetera. Questo sta a significare anche che la vita materiale è molto complicata. Si cerca di trovare o di fare ordine nella vita materiale. Ma è talmente complessa che se anche uno fa un errore anche giustificabile per certi versi, c'è sempre la reazione. Qui vediamo Indra che è costernato, contrito, a causa dell'uccisione di Vritrasura. Ma d'altro canto, gli è stato chiesto di compiere quest'atto da tutti i Deva. Tutti i Deva gli hanno detto uccidilo, uccidilo, uccidilo. Perché? Perché lui sta uccidendo noi. Lui era un demone d'origine, come si dice, d'origine protetta, denominazione di origine, un vero demone. E svolgeva questa sua mansione di demone in modo puntuale, in modo appropriato, per cui uccideva Deva, uccideva devoti, per cui sembra essere assolutamente lecito, naturale, giusto che Indra lo uccidesse. E che la richiesta dei Deva fosse appunto una richiesta assolutamente plausibile. Allora, se Indra fa una cosa che tutti i Deva gli chiedono, che deve essere fatta perché lui è quello che deve proteggere, il re dei Deva li deve proteggere, e che non, praticamente non ci fosse alternativa a fare quello che doveva fare, a svolgere questo suo compito, perché deve subire la reazione? Perché la vita materiale è molto complessa. Deve subire la reazione perché, nonostante tutto ciò che è stato appunto appena enunciato, detto a riguardo della liceità della sua opera, lui uccide un brahmana. Lui uccide un devoto, a parte che non l'ha ucciso, come abbiamo visto, lui era andato in Samadhi e si era praticamente aveva lasciato il corpo di sua volizione, Vritasura. Però Indra l'ha tagliato, gli ha tagliato la testa, ha pensato di doverlo eliminare. E questo è un altro punto, anche se lui era in Samadhi e ha lasciato il corpo. Per cui aveva ucciso un corpo morto, fondamentalmente Indra, nondimeno ha ucciso un Brahmana. Ha fatto l'atto, perché nella sua
coscienza pensava che fosse ancora vivo, per cui l'intenzione di uccidere un Brahmana c'era, l'intenzione di uccidere Vritasura c'era, lui deve pagare, talmente complessa è l'esistenza materiale, deve pagare e noi vedremo nel prosieguo di questa storia che la reazione prende la forma di una donna anziana tubercolosa, una cosa proprio che vuole impossessarsi di lui, permearlo con la sua presenza. E allora lui dovrà scappare e fuggire. Molte volte sembra irragionevole, anche ingiusto, quello che una persona deve subire a causa delle azioni, delle proprie azioni in questo mondo, come nel caso di Indra, può sembrare sia ingiusto, ma non è ingiusto. Tutto ciò sta a spiegare, è fatto per insegnarci che non esiste condizione tranquilla, quieta, serena in questo mondo materiale. In ogni circostanza uno può fare un errore, può fare una cosa sbagliata, offendere un devoto, fare del male a degli esseri viventi e le reazioni arrivano. Le reazioni puntualmente arrivano. Per questo la soluzione reale non è quella di cercare di dribblare in questo mondo le avversità. O le cercando una condizione di vita serena, almeno se non proprio felice, almeno tranquilla, serena. Non voglio molto, voglio soltanto vivere senza fare del male a nessuno. E non è possibile, non è possibile. L'esistenza materiale è congeniata in modo tale da farti fare degli errori, da farti offendere qualcuno. In qualche modo sfrutterai l'esistenza altrui per la tua serenità, anche solo, per la tua, diciamo, per il tuo quieto vivere anche, se non per la tua soddisfazione. E questo causerà delle reazioni. E queste reazioni saranno sempre fonte di sofferenza, in ultima analisi. Allora potrebbe chiedersi: ma perché Dio, la persona suprema, perché è lui che ha congegnato l'esistenza materiale, cioè è lui che l'ha organizzata attraverso le tre influenze della natura materiale, perché non dà modo di stare un po' tranquilli in questo mondo alla fine? Perché non crea le circostanze affinché uno possa stare in questo mondo e vivere una vita, diciamo, tranquilla e serena? Perché vuole che le anime tornino a lui, perché la loro condizione costituzionale è quella di vivere in un oceano di estasi, non di vivere una qualche forma di serenità materiale, di accontentarsi di qualcosa che è alla fine solo un surrogato, un lontano surrogato della felicità. E sa anche benissimo Krishna che questa chimera del vivere una condizione serena da parte dell'anima condizionata senza voler sfruttare gli altri, è una finzione. L'anima condizionata è qui perché è un'anima ribelle. Per cui anche se le condizioni sono le migliori e l'anima potrebbe evitare di cercare di sfruttare altri per la propria gratificazione, alla fine va a fare questo atto della ricerca dello sfruttamento altrui per la propria gratificazione, perché è un'anima con una coscienza criminale. È come dire:
tutti ladri, cerchiamo, o ladri, assassini, sfruttatori, eccetera, cerchiamo di vivere una vita serena, senza derubarci a vicenda, senza fare. Ma com'è possibile se l'indole fondamentale è quella? Non si può creare, per cui Krishna lo sa che l'anima, quando poi le cose sono tranquille, cerca sempre di aumentare la propria soddisfazione materiale e per fare questo andare a sfruttare l'altrui esistenza. Lo sa Krishna. Per cui non c'è tranquillità in questo mondo per misericordia. È una sua. Il devoto capisce che la mancanza di quiete, tranquillità, serenità nel mondo materiale è una forma di misericordia da parte di Krishna nei confronti dell'anima. È anche incoraggiante per il devoto capire questo. Vuol dire che Krishna in qualche modo ha ancora fiducia che io possa vivere una relazione d'amore perfetta, di felicità illimitata nel mondo spirituale. Per questo mi pungola a tornare nel mondo spirituale. Questa è la concezione del devoto. E chiunque altro pensi invece di poter trovare o che sia lecito, giusto, un diritto in qualche modo dovutogli da Dio di trovare una condizione di vita soddisfacente in questo mondo materiale, illude se stesso e illude gli altri. Per cui questi lila servono anche a capire che grandi personalità, anche persone molto potenti, altolocate nell'universo, con grandi poteri, grandi devoti anche, perché Indra è un devoto che deve purificarsi un po' perché ha ancora qualche, però sono devoti, anche loro vivono sempre situazioni estremamente complicate. Non c'è nessuno. Abramma Bhuvana Loka Puna Avartino Arjuna Mama Petya Dukante Apuna Jamana Vidyate. Cioè è sempre ovunque uno vada, nascita, pericolo, malattia, anche se in forme diverse, e alla fine morte arrivano. E per cui in quale luogo si può trovare veramente una felicità? Tutto è temporaneo, tutto è effimero. Come puoi trovare veramente la felicità? Per cui, Sudhyet Yasmad Brahma Shokyam Tvanantam, come dice Rishabhadeva, lasciar perdere ogni piano, progetto di felicità in questo mondo e cercare invece la felicità trascendentale che deriva dal rapporto d'amore con Krishna. Questo è quello che alla fine è l'insegnamento essenziale dello Srimad Bhagavat. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Ci sono domande o commenti? Grazie, Maharaj. Una domanda da me, non lo so. Come sfatare quel mito secondo cui per poter conoscere veramente la felicità noi dobbiamo soffrire? Non potrebbe esserci felicità se non ci fosse sofferenza. Allora, l'anima nel mondo spirituale è perfettamente felice e non cerca altro. Vera felicità è quella condizione nella quale tu non cerchi altro perché sei assolutamente soddisfatto. Per un'anima che si allontana da questa condizione, Nikadesta Mayatare Japatiyadare, e che entra nel mondo materiale, per quell'anima la constatazione della differenza tra l'esistenza spirituale, la felicità trascendentale e invece la cosiddetta felicità materiale, che alla fine è la sofferenza materiale, cioè il confronto diventa necessario.
Per cui non è che tutte le anime del mondo spirituale debbano scendere nel mondo materiale per capire veramente cos'è la felicità. Non è che tutti, per dire, adesso tutti gli esempi materiali sono. Non è che per capire quanto ti vogliono bene mamma e papà, una famiglia, tu devi andare a scappare di casa e andare a vivere in mezzo a quelli che ti rovinano, ti stuprano, ti rovinano la vita per capire quanto ti vogliono bene mamma e papà. Per alcuni che fanno quella strada è necessario, per altri che rimangono in famiglia apprezzano il bene che gli vogliono mamma e papà. Non è che tutti debbano andare a ramengo per poi apprezzarlo. Alcuni riescono a apprezzarlo rimanendo in quella condizione. Cioè, perché vedono anche la condizione altrui. L'intelligenza, tra l'altro, è anche quella del comprendere che vedendo la condizione altrui, una persona per capire che si sta più in salute non fumando le sigarette, allora alcuni devono andare lì e prendersi una malattia ai polmoni, devono. Altri dicono: guarda quello come sta messo, io non fumo. Cioè, per cui quelli che rimangono nel mondo spirituale non fumano, cioè non hanno non devono fare quell'esperienza. Ecco, non so se risponde alla domanda. Grazie, Vabbè. grazie. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam Grantharaj ki jai, Shinitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Hari Un Bo. saluto a Piero, Vittoria, Viviana, Pasquale, Giridhari Prabhu, Veronica, Emanuele, Palmira, Rovi, Jonathan, Esther, Maura, Radhacharan, Devi, Bhakta Matteo, Kevala Bhatti, Hare Krishna, tanti amici sono Arrivo, si presenti. prova, chi già. Alessandro, il fratello di Matteo, tutti ringraziano. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Guarda, questa sera tu alle 19 vorresti dare una lezione o domani mattina direttamente alle 8? Non lo so, devo vedere come va la Va giornata. bene, Va va bene? bene, Hare grazie. Krishna. Grazie, Krishna. No, non riuscivo a vedere Krishna, Krishna.